Ci siamo in diretta. Allora, buongiorno a tutti, grazie ai nostri ospiti che sono oggi qui con noi per questo incontro, l'incontro sulla pandemia, vaccini e meriti e limiti dell'Unione Europea, cosa deve cambiare. Abbiamo voluto organizzare questo incontro quando le difficoltà europee sui vaccini erano appena diventate evidenti e volevamo immediatamente cercare di approfondire la questione. Noi cogliamo questo problema da un lato per i limiti in termini dei limiti strutturali di potere e di competenze che ha l'Unione Europea, che ha lasciato agli Stati la competenza su questa questione specifica, come su molte, non ha autonomia decisionale politica, e questo vale per quasi tutti i settori cruciali per la vita dei cittadini, nonostante in molti di questi settori gli Stati europei siano mai inadeguati a gestire direttamente. Quindi c'è un problema, diciamo, strutturale in termini di sistema europeo e in termini di potere e competenze. Dall'altro abbiamo colto anche l'aspetto in questa vicenda di un attacco all'Unione Europea che viene sia dall'interno, anche da parte di alcuni stati, sia dall'esterno, di paesi esterni, e serve un po' sia per erodere consenso in un momento in cui l'Unione Europea gode sicuramente di maggiore attenzione, soprattutto di maggiore consenso da parte dei cittadini dopo il passaggio che ha fatto in risposta ai problemi economici a seguito della pandemia con Next Generation EU. Ma anche poi, ovviamente, ci sono questioni di competizione globale, cioè il vaccino è ormai uno strumento in una guerra geopolitica globale. E per questo noi vorremmo oggi sia sottolineare il deficit politico con cui si confronta l'Unione Europea. Questo sarà un aspetto che illustrerà Salvatore Aloisio, l'esponente del Movimento Federalista Europeo, che farà l'introduzione a questo incontro. Salvatore Aloisio è stato anche vice segretario nazionale del Movimento, oggi è uno dei responsabili di uno dei suoi organi, l'Ufficio del Dibattito, è un docente dell'Università di Modena, Reggio Emilia. Un costituzionalista, diciamo, di formazione, attualmente docente di diritto dell'Unione Europea. La seconda esigenza era dare informazioni sulla problematica, quindi sia sulla problematica complessa della gestione della pandemia e soprattutto della strategia vaccinale, sia anche approfondire un po' quali sono le vere responsabilità all'interno dell'Unione Europea, ma anche analizzare le possibili prospettive e soluzioni anche sul piano della produzione e dell'approvvigionamento dei vaccini. E per questo abbiamo i nostri tre illustri ospiti che poi appunto interverranno, e l'impostazione che vorremmo dare all'incontro di oggi è con interventi brevi. L'introduzione durerà entro i 10 minuti. Proponiamo ai nostri ospiti anche interventi abbastanza brevi, sui 6-7 minuti, per poter fare poi un primo giro di domande, questioni, e poter dare nuovamente la parola a tutti e tre i nostri relatori più volte. Oggi sono appunto con noi Silvio Garattini, che ringraziamo moltissimo di aver accettato il nostro invito. È un farmacologo e ricercatore di fama internazionale. Credo che tutti i nostri partecipanti oggi lo conoscano bene, fondatore e attualmente ancora presidente dell'Istituto di Ricerca Farmacologica Mario Negri. Abbiamo con noi Patrizia Toia, una parlamentare europea che è un'amica per noi federalista, una lunga e intensa attività parlamentare in Europa, e su questi temi specifici anche della produzione dei vaccini, del problema dei brevetti, delle problematiche legate a questa particolare questione, si è spesa molto in queste settimane e mesi. L'altra terza nostra ospite è Paola Testori Coggi, un'altra amica per noi la conosciamo anche come una fervente europeista che ha animato
sia un gruppo di associazioni, File Europa, sia proprio l'insieme per l'Italia con l'Europa, movimenti che ai tempi delle elezioni del Parlamento europeo del 18, lei è stata anche una candidata alle elezioni europee con più Europa, comunque che hanno animato appunto il dibattito, il confronto, hanno fatto un grande lavoro verso l'opinione pubblica, ma non è solo questo, Paola è anche oggi ancora appunto ha dei ruoli importanti in campo scientifico, è stata una dirigente di altissimo livello nelle istituzioni europee, proprio nelle direzioni generali in materia di salute, ed è anche, lo sottolineo, l'autrice nella sua veste di dirigente appunto della DG Salute della Commissione europea nel 2014, dell'attuale legge che ha dato alcuni strumenti alla Commissione europea per poter in questa situazione particolare intervenire, avere uno strumento, diciamo, giuridico a cui far riferimento per questo intervento che ha fatto nella negoziazione per i vaccini e nell'avvio, insomma, di questa strategia. Ecco, io mi fermo qui. Durante il dibattito poi appunto si alterneranno i vari interventi, le conclusioni saranno fatte dal nostro presidente nazionale Giorgio Anselmi. Abbiamo chiesto a tre esponenti nostri di fare rompere un po' il ghiaccio con un primo giro di domande dopo che le tre relazioni che saranno appunto Stefano Castagnoli, che è vicepresidente, ma è anche un primario di psichiatria, e quindi l'altro è Marco Barbetta, che è il direttore sanitario di un'opera PIA in Veneto, e Massimo Malcovati, se riuscirà a raggiungerci, perché oggi era stato chiamato a vaccinarsi, è uno dei pavesi che è stato chiamato a vaccinarsi in provincia di Milano, che è proprio oggi, e che quindi per il momento non è ancora riuscita a raggiungerci, e vedremo se riuscirà. Mi taccio, do la parola a Salvatore Aloisio per l'introduzione, ringraziandolo per questa sua disponibilità e intervento. Grazie, Salvatore. Grazie a te per avermi invitato, un saluto a tutti i presenti e ai relatori, in particolare al professor Grattini, che ho avuto il piacere di conoscere molti anni fa in occasione di una sua conferenza qui a Modena organizzata dal mio maestro, allora il professor Gemma, molto impegnato sui temi della tutela ambientale. È un grosso piacere vederlo in questa occasione. Ma dunque, sappiamo che le crisi mostrano spesso i limiti della costruzione europea e le esigenze della stessa. Prima della pandemia il timore che era forte riguardava l'eventualità che una crisi cogliesse impreparata l'Unione Europea sul versante economico, c'era la brutta esperienza del 2008, oppure si cominciava a profilare quello della sicurezza in senso ampio. La crisi pandemica, diciamo, è arrivata inaspettatamente, tutto sommato, ma ha entrambe le caratteristiche, quindi ha colpito a 360 gradi. L'Unione Europea ha reagito in vari modi, adesso non possiamo ricordarli tutti, ci soffermeremo sulla questione vaccinale, ma tutto sommato, dopo un primo impatto difficile, ha cercato di superare il rischio grave di una spaccatura interna. Pensiamo, per esempio, giusto un anno fa, alla chiusura delle frontiere esterne, un fatto mai avvenuto, per preservare il più possibile i movimenti all'interno, oppure le operazioni di rientro da paesi terzi e così via. Certo, è sul fronte della vaccinazione che è in gioco la partita decisamente più importante, sulla quale si è, come ha accennato appunto Luisa, scatenata una vera e propria competizione globale. La scena è molto complessa e alcuni aspetti non sono e probabilmente non possono essere ancora del tutto chiari, ma alcuni punti fermi nella ricostruzione dei fatti li abbiamo. Innanzitutto va precisato, perché sembra che nessuno lo sappia, che l'Unione Europea non ha una competenza
in materia di politica vaccinale e prevista dai trattati, ma solo una funzione di supporto agli stati, cosiddetto di completamento. Ciononostante, esistono degli strumenti che sono stati attivati, ne parlerà probabilmente molto meglio di me la dirigente della commissione, consapevoli della necessità di agire con un concerto fra i vari paesi, all'inizio Francia e Germania prima, Italia e Olanda, dopo avviarono quasi immediatamente un'alleanza per i vaccini per sostenere la produzione. Per evitare lo scoppio di un conflitto interno all'Unione Europea e avere una massa critica per il negoziato, tutti i 27 conferirono alla Commissione il compito di predisporre un piano in questo senso. Lo fece utilizzando in particolare lo strumento di supporto alle emergenze che era idoneo alla bisogna e venne affiancata la commissione per la negoziazione con le case farmaceutiche da un comitato di 7 rappresentanti degli stati membri che insieme alla Commissione riferivano regolarmente ai 27. Quindi quest'idea della Commissione che agisce così, legibus soluta, no, non esiste. Questa è una cosa importante da ribadire. Gli stati sono attori e responsabili, nel bene o nel male, di questa gestione. Quindi la gestione ha visto coinvolta la Commissione insieme agli stati. Non poteva che essere così perché la Commissione comunque non avrebbe i poteri e le risorse economiche per andare al di là di quello che le era stato demandato di fare, che è una cosa molto importante, la conclusione e l'aggiudicazione di contratti quadro nell'ambito dei quali poi gli stati hanno provveduto ad acquistare i rispettivi vaccini in base anche a valutazioni che hanno fatto nella loro autonomia organizzativa e di scelta. Sulla base anche di un mandato dato dagli stati molto stretto, in particolare anche in termini di prezzi, nulla da paragonabile all'operazione lanciata dagli Stati Uniti. Ora, a questo si aggiunge un dato oggettivo, l'assenza di un'impresa produttrice posizionata prevalentemente nell'Unione Europea. Questo potrebbe essere dovuto a un caso o meno, ce lo sapranno spiegare meglio i nostri relatori. Il professor Mosconi, un economista industriale, in un recente articolo sottolinea che esistono tre aspetti: un divario di investimenti in ricerca e sviluppo tra Stati Uniti e Unione Europea, l'esigenza di favorire la nascita di campioni industriali europei anche in questo ambito, invece di ostacolarla come a volte capita, e l'esigenza di una cooperazione nella ricerca di base medico-farmaceutica. Io credo che l'investimento pubblico europeo ci sia in materia, ma manchi il coordinamento e la capacità di controllo politico dei destinatari dei finanziamenti. C'è stata poi una delocalizzazione negli anni a favore di altri paesi, in particolare l'India, il quale a un certo punto, fra l'altro, alla quale a un certo punto ha anche bloccato le esportazioni. Ecco, anche di questi aspetti si dovrebbe ragionare quando, si ragiona dell'autonomia strategica dell'Unione Europea in varie sedi. Al di là di questo, comunque, c'è stata la consapevolezza dell'esigenza di una risposta europea per l'approvvigionamento vaccinale. È risultato però evidente a un certo punto, più che per le crisi economiche, il cortocircuito tra l'esigenza della risposta unitaria e gli strumenti esistenti per realizzarla. Nelle politiche di sanità pubblica, in una situazione di emergenza del genere, è necessaria, in cui c'è una forte tensione che investe tanto aspetti di relazioni internazionali quanto di sicurezza, serve poter agire con rapidità e determinazione. E per far questo occorre un organo di governo in senso lato, dotato di fondi e di una relativa amministrazione, ma soprattutto di un potere di scelta autonoma. Ed è proprio quello che in questa occasione non aveva l'Unione Europea. Avevamo una delegazione di governi insieme a un organo esecutivo come la Commissione che messi insieme non fanno un gabinetto d'emergenza, anche se insieme hanno una forza che è impressionante perché rappresentano un mercato enorme degli stati importanti, però in realtà prevale una debolezza dovuta al complicato processo decisionale che intraprendono. La pluralità di questi centri decisionali diffusi rende il meccanismo che è prevalentemente alla fine intergovernativo, inadeguato, adesso per la pandemia, domani per altro, speriamo di no. In queste situazioni occorre un centro di potere
principale con la relativa responsabilità politica che si rapporti sia agli stati, ma da una posizione più forte. Siamo in una materia come quella del tutela del benessere, della vita, che è alla base del contratto sociale, quindi è un aspetto fondamentale, vitale. Alla luce di tutto ciò, non è, secondo me, giusto, come spesso la stampa ha fatto, concentrarsi in modo eccessivo sulla questione, di cui immagino parleremo dopo, molto controversa, dei tempi delle clausole contrattuali, come se tutto si risolvesse a una normale autonomia negoziale. No, qui sono in gioco dei rapporti di forza che vanno ben oltre a una contrattazione fra soggetti pari. Pensiamo agli Stati Uniti, sia Trump che Biden, ben inteso, oltre a investire risorse e a collaborare con le aziende farmaceutiche per accelerare la produzione, hanno fatto ricorso a uno strumento dell'economia di guerra come il Defense Production Act e hanno controllato le esportazioni in un modo o nell'altro. Il Regno Unito cosa ha fatto? Si è fatto forte di un accordo tutto sommato precontrattuale, oltre che di relazioni ovvie e preferenziali con Oxford, loro chiamano appunto il vaccino di Oxford, che si era impegnata a fornirlo prioritariamente al Regno Unito, il cui governo nomina un componente nel board della joint venture con AstraZeneca. C'è infine un problema più di fondo, relativo alle valutazioni strategiche che gli europei hanno fatto e che forse è alla base delle reticenze verso quelle che, secondo me, sono le necessarie scelte istituzionali a cui facevo riferimento prima. Gli europei, intendendo con questo termine sia l'Unione che gli Stati, hanno spesso sottovalutato la competizione globale, in questo caso lo hanno fatto in riferimento a quella che si è poi scatenata sui vaccini. In un mondo che ormai è caratterizzato da un multipolarismo estremo, comprendente le potenze tradizionali di varia portata, altri soggetti minori, ma anche dei nuovi attori, tra cui annoveriamo ormai pacificamente anche multinazionali importanti come quelle del farmaco, che sono dei colossi che negoziano con gli stati in termini quasi paritetici. Se ne è parlato nell'ufficio del dibattito di Firenze dello scorso anno, in cui si è parlato proprio del tema della sovranità. E cosa hanno fatto gli europei? Hanno preso delle decisioni corrette, basate però sul presupposto del rispetto del libero mercato, di una certa buona fede degli altri attori del mondo. Nonostante ci fosse stato qualche segnale già l'anno scorso, ricordate il tentativo di acquisire CureVac un annetto fa, però gli europei non hanno esercitato pressioni sulle parti, diciamo, di sistema produttivo che potevano operare a proprio favore, non hanno dettato condizioni stringenti sull'uso degli impianti. Un atteggiamento corretto che però si è scontrato con quello che adesso viene chiamato nazionalismo vaccinale, ma insomma comunque con questo atteggiamento, che è tale non solo in atteggiamenti francamente esageratamente, in parte sono comprensibili per carità da parte di tutti, anche da parte dell'Unione Europea se aderirà a questo tipo di decisione di controllo del mercato, ma lo sono ancora di più nelle politiche di esportazione, che in qualche caso si stanno fondando veramente su finalità egemoniche. E quindi una visione, forse il punto da cui partire è una visione diversa delle relazioni mondiali un po' più realistica, che è il presupposto necessario, penso, per un rilancio dell'unificazione europea, che è poi lo strumento per poter agire da attore globale in questo mondo, sulla questione dei vaccini, ma ahimè anche su molte altre a cui andremo incontro. Spero non essermi dilungato troppo e vi ringrazio molto. No, Salvatore, grazie, perfetto. Io darei subito la parola al professor Garattini che può liberarsi, aprire il video in modo che gli sia più agile poi, anche per la registrazione su Sì, Facebook. mi sentite? Benissimo. Va bene. Grazie, grazie molto per l'invito. Cercherò di essere molto sintetico in questa prima, per dare poi il tempo anche a tutti gli altri. Diciamo, i vaccini hanno avuto un grande successo perché sono una prova in qualche modo dell'importanza della ricerca e della velocità con cui si possono ottenere dei risultati differentemente da quello che è sempre successo nella elaborazione di un nuovo vaccino. Questo è stato possibile
certamente per la capacità dell'industria, ma l'industria non avrebbe potuto far nulla se non ci fosse stata una ricerca di base molto importante in un campo che non aveva nulla a che fare con le malattie infettive, diciamo, questa tecnologia dell'RNA sviluppata per altre funzioni, soprattutto nel campo dei tumori. E quindi, diciamo, erano pronte le conoscenze per poterle tradurre in una tecnologia che è stata velocissima, moderna, ha sviluppato il vaccino in 42 giorni. L'altro fattore importante è stato la partecipazione pubblica. La partecipazione pubblica è stata imponente, soprattutto negli Stati Uniti, dove sono stati spesi almeno 10 miliardi di dollari per finanziare, tant'è vero che per la prima volta nella storia dei vaccini abbiamo avuto una situazione in cui si producevano i vaccini nel momento in cui si sperimentavano, con l'idea che, siccome i fondi erano largamente sufficienti, nel caso in cui fossero andati bene i risultati, avremmo avuto immediatamente delle dosi disponibili; in caso contrario si poteva buttare via tutto, perché tanto non era stato pagato con i fondi dell'industria ma con dei fondi pubblici. Quindi questo, diciamo, deve essere un background per capire perché è avvenuto rapidamente lo sviluppo dei vaccini. Noi sapevamo già fin dal marzo-aprile che avremmo avuto i vaccini certamente entro la fine dell'anno, questo parlo del 2020. Questo, diciamo, è un fatto molto importante, perché già fin da aprile noi, diciamo, un gruppo aveva mandato al nostro governo, al governo italiano, diciamo, un appello perché si muovesse da solo insieme con l'Europa per avere a disposizione i vaccini. I vaccini oggi in Europa non ci sono, ce ne sono molto pochi, non sono, diciamo, sufficienti, siamo molto indietro. Perché? Perché io non voglio entrare nella discussione politica, ma certamente è stata l'Europa a coordinare gli interventi per avere a disposizione i vaccini. Poi quanto hanno giocato le varie nazioni, io non voglio entrare perché non è il mio compito, né ho le conoscenze per fare questo, però quello che io noto è che la prima, diciamo, mentre negli Stati Uniti già fin da maggio si cominciava a pensare alla quantità di vaccini che erano necessari, e in 2 o 3 mesi si sono allestiti parecchi posti per la produzione dei vaccini, noi abbiamo fatto la prima prenotazione nell'agosto del 2020, quando gli altri avevano già fatto tutte le loro attività, quando in Giappone avevano già costruito una organizzazione per produrre il vaccino della Pfizer, quando in Israele avevano già fatto tutti i loro accordi, l'Inghilterra aveva a disposizione i suoi e altrettanto gli Stati Uniti. Questo, diciamo, è stato il problema fondamentale. Quando poi c'è stata la possibilità che aveva terminato la fase 3, sia il vaccino Pfizer sia il vaccino Moderna, noi abbiamo fatto le prenotazioni verso la fine di novembre, quindi quando già tutti i giochi erano stati fatti. Quindi questo, diciamo, è il problema che abbiamo e a cui potevamo in qualche modo supplire, perché bastava che nella seconda parte del 2020 si pensasse di mettere insieme il modo di fabbricare i vaccini anche in Europa, cioè mettendosi d'accordo con le industrie che avevano sviluppato i vaccini. Non era certamente difficile, c'era certamente il tempo, perché negli Stati Uniti le produzioni sono state sviluppate in pochi mesi,
c'era tutto il tempo per poterlo fare qui e per poter avere anche noi la nostra produzione all'inizio dell'anno 2021. Questo non è accaduto, e non è accaduto anche perché ci sono state molte forze che hanno giocato in senso contrario. Era comune sentir dire: ma no, ma tanto ci sono i vaccini, li fanno gli altri, perché li dobbiamo fare noi, ci vogliono molti mesi, ci vorrà un anno, quindi non vale la pena di farlo, eccetera. Queste, diciamo, erano le situazioni che circolavano. Il punto, dico soltanto un'ultima cosa, è che non abbiamo avuto né i vaccini disponibili, e ancora oggi non sappiamo quanto ne avremo disponibili, perché ogni volta che si fa un piano vaccinale si diminuiscono i vaccini che dovrebbero arrivare entro un certo giorno. Quindi, diciamo, non sappiamo bene come andremo a finire. Abbiamo la speranza di poter ottenere le dosi necessarie, però non lo sappiamo, perché dovevamo averne 40 milioni da AstraZeneca all'inizio dell'anno e non ne abbiamo avuto altri che pochi milioni e scaglionati nel tempo, quindi non lo sappiamo. Però avremmo dovuto avere, e anche qui, diciamo, io penso che è mancata completamente la visione del problema, avremmo potuto avere lo stesso i vaccini, bastava che a un certo punto attivassimo un sistema di licenza obbligatoria con la sospensione del brevetto. Milioni di morti giustificano certamente la sospensione di qualsiasi brevetto, poi di tipo temporaneo, non è che si rovinasse il sistema dei brevetti, come molti anche qui si sono opposti dicendo: ma se si tolgono i brevetti non si fa più ricerca, che sono tutte delle storie che non hanno assolutamente nessuna base. La ricerca per avere i brevetti è stata fatta fondamentalmente con risorse pubbliche e non con risorse private. Quindi questo, diciamo, è il problema che abbiamo, che è un problema molto più grave di quanto non pensiamo attualmente, perché non sappiamo molte cose. Non sappiamo se dovremo rifare oppure no il vaccino all'inizio dell'anno, il che sarebbe disastroso, perché non vedo dove andiamo a cercare i vaccini. Abbiamo problemi perché se non vacciniamo anche i paesi a basso reddito, abbiamo, come assistiamo, alla presenza di varianti, alcune delle quali sono già insensibili ad uno dei vaccini, e quindi non è un atto di beneficenza quello di occuparci dei paesi a basso reddito, è nel nostro specifico interesse, perché noi andiamo piano, avremo delle varianti che non sono più sensibili ai vaccini, dovremo farne dei nuovi e quindi complichiamo terribilmente la situazione. Questo, diciamo, è il punto a cui ci troviamo. Non è mai troppo tardi, perché il problema l'avremo ancora per molti anni, non è mai troppo tardi per mettere insieme qualcosa a livello europeo, e non si dica che l'Europa non ha le strutture per fare vaccini, perché la maggior parte dei vaccini vengono fatti in Europa per tutto il mondo, e quindi, diciamo, le strutture ci sono, si tratta di convertirle, bisogna convertirle prima, ma se non l'abbiamo fatto prima, facciamolo adesso e facciamo il più presto possibile. Grazie. Grazie davvero, professor Garattini, sia per la fotografia, insomma, della situazione che stiamo vivendo, e anche per la sottolineatura sulle sfide che ci attendono anche nel prossimo futuro, quindi la dimensione dei nostri problemi. Io do ora la parola all'onorevole Toia, che ringrazio di essere qui con noi, e prego Patrizia. Grazie a voi Luisa, è un piacere, non solo per l'amicizia e anche la militanza comune con i federalisti, mi sento tale e sono tale, ma anche perché il tema mi è particolarmente, come a tutti noi, qualunque ruolo abbiamo, anche cittadini senza ruoli pubblici eccetera, siamo tutti talmente interessati a questo tema da considerarlo veramente centrale. Mi piacerebbe parlare dei temi, di come è stato accennato anche dall'introduzione ottima che c'è stata, di politica industriale, di ricerca, di
sviluppo tecnologico e anche di politica commerciale, perché tutti questi aspetti sono insiti in una visione di emergenza, ma anche di medio termine, diceva il professor Garattini. Insomma, non è purtroppo un tema di cui ci libereremo presto e non è neanche un tema che non possa magari dare adito ad altri tipi di pandemie, eccetera, quindi è un futuro cui dobbiamo farci trovare assolutamente preparati. Però vorrei stare un pochettino a due o tre punti più di attualità, diciamo, di quello che è successo, e poi se ci sarà spazio invece dire qualcosa, anche perché sono reduce da qualche invece incontro dei giorni scorsi, mi sono stata un po' bastonata per certe mie proposte, e quindi mi farà piacere poi parlarne con voi. Ma sto un pochino al tema del compito europeo, diciamo, no? Anche se poi testo ricordo oggi che ha una grandissima esperienza, che dall'interno dell'Unione e della Commissione in particolare sarà altrettanto capace di dire cos'è l'Europa e cosa ha fatto l'Europa e che cosa non ha fatto l'Europa, perché giustamente ha detto il professor Garattini qualche cosa poteva essere fatto un po' più rapidamente. Allora, io voglio dare due o tre punti, non per una difesa d'ufficio, ma per la convinzione che l'Europa si è mossa, soprattutto all'inizio, diciamo, con grande anche spirito di innovazione rispetto al fatto che non aveva delle competenze precise. E guardate che i temi istituzionali, a voi così cari, sono veramente fondamentali per poter raggiungere i risultati, perché se non c'è un assetto istituzionale che ti permette di decidere quando devi decidere, le cose si fermano. Questo è successo con le competenze che non ci sono dell'Europa in tema di salute, o che ci sono molto parzialmente sul tema della salute pubblica e della prevenzione, vedete, succede anche in Italia, perché anche in Italia molte cose hanno avuto grandi inceppamenti e li hanno tuttora, perché le competenze divise tra lo Stato e le regioni hanno creato quegli inceppamenti, quelle distorsioni che vediamo. Quindi il tema istituzionale è importantissimo e giustamente veniva richiamato. Se noi non abbiamo un'Europa con gli strumenti necessari per svolgere i compiti al suo livello, noi dobbiamo assistere a quello che c'è stato. C'è una mediazione continua tra la Commissione, gli Stati membri, che in parte hanno collaborato, in parte però poi si sono tenuti le mani libere di criticare, di fare, e quindi alla fine il cittadino non capisce più dove stanno le responsabilità e non permette neanche di vedere quali sono eventualmente i punti su cui l'Europa è stata debole, perché si fa di ogni, diciamo, è facile scaricare, no? Le regioni scaricano sullo Stato, gli Stati scaricano sull'Europa, e questo non contribuisce alla chiarezza, diciamo, di una discussione serena nel contenuto e nelle competenze. Allora l'Europa senza una competenza precisa si è mossa all'inizio, e si è mossa anche con una certa, diciamo, capacità innovativa. Per esempio, ha sostenuto pesantemente tutte i progetti di ricerca che potevano portare al vaccino. All'inizio sono arrivati 160 progetti, ne hanno finanziati alcuni, e anche senza sapere ed era giusto quale fosse poi l'esito finale, no? Perché a quel punto non potevi essere certa del risultato prima di dare un appoggio, quindi è stata finanziata la ricerca nei vari laboratori, nelle varie realtà, ed è stato anche sostenuto un po' lo sforzo poi di investimento e di attività di produzione, perché l'Europa anche ha fatto qualcosa in quel senso per incentivare con delle forme anticipate anche la messa in opera delle ricerche fatte, e quindi c'è stata una partecipazione che io trovo importantissima. E se anche fosse stata più generosa, era giusto che lo fosse, perché bisognava imprimere, diciamo, un impulso, tant'è vero che i tempi sono stati accorti rispetto ai tempi tradizionali di cui io leggo in letteratura, perché non è che sono un'esperta di ricerca, però che per trovare dei vaccini. Quindi è però anche vero, e l'ha detto bene Garattini e me l'ha detto anche tanti altri cui ho chiesto pareri, che anche le industrie che hanno fatto un grande sforzo di ricerca, gli va dato atto, si sono però giovate in gran parte di tutta quella quantità di ricerche che l'Europa, magari attraverso l'ERC, attraverso i grant che vengono dati dell'European Research Council, hanno potuto far avanzare, solo biologia molecolare, le cose che hanno poi portato, e come giusto che sia, quindi un'integrazione anche con la ricerca di base di eccellenza rispetto alla ricerca finalizzata. Questo impianto, questo va a merito dell'Europa. Seconda cosa che va a merito dell'Europa, questo piano, il piano per i vaccini, ma soprattutto, diciamo, l'azione di acquisto coordinato, gli acquisti anticipati, come si chiamano, acquisti preliminari coordinati, è stata un'operazione anche questa, se volete, un po' azzardata, secondo forse i canoni tradizionali, perché si cominciava a comprare, a prenotare un prodotto che ancora non c'era, diciamo, no?
siamo forse arrivati tardi, ma siamo arrivati comunque prima ancora che il prodotto fosse si potesse essere messo sul mercato, perché non c'era ancora tutta l'autorizzazione dell'EMA e, cioè, secondo le procedure tradizionali. Anche questa è stata un'operazione, diciamo, importante, e questo è stato fatto assieme ai paesi, cioè la suddivisione delle assegnazioni era prorata per la parte europea, ma poi ogni paese nel portafoglio che veniva messo a disposizione, perché l'Europa diceva ne ho prenotati tot di questa vaccino, quest'altro era un portafoglio all'interno del quale gli stati hanno scelto. Poi l'Austria si lamenta di avere troppo in sua AstraZeneca rispetto ad altre, è lei che ha scelto quello, capisci, quello scaricabarile che dicevo. L'operazione è andata così. Punti importanti che ho detto. Punto, la grande carenza secondo me è stata di non far partire subito una politica industriale adeguata, e non ci voleva forse un genio per pensarlo, insomma. Io ho fatto degli articoli a giugno sulla base di cose che avevo letto, alcune cose che mi erano arrivate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, un'assemblea che c'era stata all'inizio dell'anno, il professor Gartini era presente tra i protagonisti o comunque ha firmato. Quindi se tu leggevi un po' le cose capivi che la quantità necessaria per l'Italia, soprattutto la quantità necessaria per l'azione globale, perché c'è anche quel tema, come è stato prima accennato, era misuratamente grande, e quindi ti dovevi porre il problema: ma ce la facciamo con le forze attuali? Ce la faranno coloro che devono produrre? E quindi il tema, diciamo, di vedere quanto, come e dove anche, era estremamente urgente. Questo forse è stato affrontato in un secondo momento, confidando coi contratti che le imprese avrebbero mantenuto gli impegni dati. Più o meno le altre li stanno mantenendo, con qualche rallentamento nelle prime settimane, con un'integrazione successiva nel secondo trimestre, per esempio, per la Pfizer. Chi viene meno, è venuto meno, veramente in modo plateale, è AstraZeneca. Qui dobbiamo pure essere chiari, tanto non c'è niente di segreto, sono già mezzi riservati i contratti, possiamo almeno fare i nomi di ciò che conosciamo. E quindi qui c'è davvero un problema di inadempienza. C'è qualcosa di poco chiaro nelle esportazioni, cioè ha dato ad altri quantità che aveva, oppure ha sopravvalutato la sua capacità di produzione? Può darsi che avesse sopravvalutato, che abbia pensato, ma anche questo non fa onore a un'impresa, diciamo, sopravvalutare la propria capacità. Fatto sta che qui c'è davvero un deficit, giustamente l'Europa ha messo in atto alcune misure. La prima, vedremo cosa esce dal Consiglio questa settimana, di attaccare duramente, cioè di pretendere in modo intransigente rispetto dei contratti. L'altra è quella che l'Europa ha messo in atto, quella strategia, diciamo, quel meccanismo di trasparenza sulle esportazioni, non perché vogliamo essere chiusi o sovranisti o quello che qualcuno si viene di dire, finalmente l'Europa, no, semplicemente l'Europa pretende che i contratti si rispettino e si suppone che al sospetto che chi non rispetta i contratti in realtà abbia lì le dosi ma le esporta, allora fa bene a porre in atto, non sarà il Defense Act americano, ma è comunque una misura, l'Europa l'ha predisposta, l'Italia l'ha attuata, e comunque anche questo è un campo di conflitto, diciamo, aperto. Io uso la parola conflitto, qui diplomaticamente direbbero è in atto una verifica, un negoziato, diciamo che siamo in una posizione di conflitto con chi non rispetta i contratti e forse esporta o forse crea dei mercati paralleli, sempre questo grande mistero, ci sono o non ci sono, ufficialmente sono smentiti da tutti i mercati paralleli. Allora, cose fatte dall'Europa, fatte bene, anche se era zoppata perché non aveva una competenza piena, ha dovuto continuamente calcolare con gli stati membri, negoziare eccetera eccetera. Forse, diciamo, potevamo essere più duri nei contratti, nel senso di avere meno clausole riservate. Io non lo so, non mi intendo di contrattualistica, se senti ho fiducia nella commissione e nei suoi funzionari, non lo so se potevamo essere magari un pochettino più esigenti. Come Parlamento lo chiediamo, vogliamo più trasparenza, non capiamo perché certe clausole, a meno che sono legate a segreti, diciamo, industriali eccetera, debbano essere riservate. Però capisco anche che si è negoziato in un momento di oscuramento generale delle prospettive, di grande incertezza. Quindi io penso che fino ad ora, diciamo, le cose sono andate. Quello che a mio avviso anche è avvenuto tardivamente è tutta la messa in atto di quelle operazioni di politica industriale, ma anche di preparare strumenti giuridici adeguati per affrontare ogni situazione. Tema delle proprietà intellettuali, lo affronteremo dopo, se volete lo da qualcun altro, io dirò la mia, se me la chiederete. E quindi io penso che noi, responsabilità pubbliche, dobbiamo primo essere certi che facciamo tutto il possibile perché assieme all'industria si possa, diciamo, garantire il massimo della produzione possibile.
sopperendo a quella mancata politica precedente di creazione, diciamo, di catene sia di approvvigionamento, perché si dice che c'è tutto un problema di componenti, sia di politica di capacità industriale. Io, guardate, sono un po' stufa quando tutto il mondo produttivo continua a dire: ah, ma tutto questo è difficilissimo, perché ci sono le tecnologie, ci sono le componenti, ci sono. Capisco che è difficile, capisco che è complesso, capisco che ci vuole tempo, però insomma io cerco di fare il mio mestiere anche quando è difficile. Non sarà come quello degli imprenditori, ma lo faccio. Mi aspetto che gli imprenditori facciano un mestiere difficile, che sappiano affrontare anche le cose difficili, oppure no, perché altrimenti se fosse così facile, diciamo, lo farebbe chiunque l'imprenditore. Quindi sarà difficile, ma è fattibile. Quindi dobbiamo fare tutto il possibile nell'emergenza. Poi possiamo entrare anche nei dettagli, come sta facendo Breton, coordinando l'azione dei paesi, e qualche cosa pare che sia successo, nel senso di creare nuove unità produttive o complementari o totalmente capaci di fare. E però, diciamo, mentre si fa tutto questo sforzo, io penso che sarebbe giusto preparare gli strumenti giuridici anche per interventi straordinari, sia pur temporanei, se questi saranno necessari per garantire una maggiore produzione di dosi. Grazie. Grazie, grazie davvero Patrizia, una panoramica ampia, e sicuramente riprenderemo e approfondiremo alcuni dei temi che hai buttato, diciamo, come possibilità poi di approfondimento nel dibattito. Do ora la parola a Paola Testori Coggi, che ringrazio ancora per essere qui con noi. Prego Paola. Grazie mille Luisa, grazie a tutti, grazie a Patrizia, grazie al professor Garattini che mi hanno preceduto, che hanno già detto tantissimo, ma io vorrei aggiungere, vorrei darvi un quadro ancora più generale. Prima di parlare dei vaccini, perché poi vi parlerò anche dei vaccini e voglio presentare la mia opinione sui vaccini, che differisce un po' da quella del professore Garattini. Allora, pensate che quando è scoppiata la pandemia, la Commissione europea aveva come base giuridica soltanto una decisione del 2013, era questa decisione che era già stata, diciamo, cambiata, potenziata dopo la prima vera pandemia, che fu quella della febbre suina del 2009. Voi vi ricordate che nel 2009 scoppiò questa febbre suina, nel continente americano ammazzò, cioè ci furono molti morti, in Europa non ci furono morti. All'epoca non avevamo, nel 2009, nessuna capacità di coordinare l'acquisto di vaccini, cioè fare un sistema di allerta, non l'avevamo. Quindi la Commissione europea tentò, e io lo so bene perché ero io che ci lavoravo, tentammo di fare questa decisione sulla cross border, diciamo sulle minacce transfrontaliere, per dare delle competenze forti all'Unione europea. Chiaramente le competenze forti gli stati membri non ce le dettero, perché questa decisione, pensate, stabilisce un sistema di allerta, ma non dà l'obbligo agli stati di trasmettere i dati in maniera uniforme. Per cui pensate che in questo caso tutti, cioè i dati sulle morti, i dati epidemiologici, sono tutti trasmessi con dei formati diversi, perché non c'è l'obbligo per lo stato di trasmettere il dato in maniera uniforme. C'è l'obbligo per gli stati di avere dei piani di emergenza, ma i piani di emergenza possono anche non trasmetterli alla Commissione europea, quindi non c'è nessun controllo, non c'è nessun coordinamento tra gli stati sui piani di emergenza. Non c'è alcun obbligo di fare un sistema comune di contact tracing, non c'è alcun obbligo di fare uno stockpiling, né di comperare. Quindi la decisione, la base giuridica, è una base giuridica molto povera. Ma l'unica cosa che la base giuridica aveva di forte era questa capacità di comperare i vaccini, fare il joint procurement, cioè comperare vaccini o medicine o dispositivi medici insieme agli stati. Attenta, questo non è un obbligo, è un accordo volontario, quindi gli stati potevano partecipare e non partecipare, perché la base giuridica dice completamente volontario. Quindi la Commissione europea ha fatto bene a lanciarsi subito, perché la Commissione europea, attenti, hanno utilizzato questa base giuridica debole in una maniera molto molto forte, hanno comperato dei dispositivi medici, hanno fatto uno stockpiling di medicine, hanno fatto lo stockpiling, ricordate, dell'antivirale Remdesivir, cioè hanno, non vale niente. La Presidente ha fatto tanto, andando a volte anche al di là delle sue competenze. Come ha detto Patrizia Toia, la Commissione europea ha mobilitato 2 miliardi e 7 di euro che erano di un altro bilancio, erano del bilancio ricerca, erano già stanziati per altre cose, li ha tutti messi sulla ricerca dei vaccini. Questo, quindi la Commissione europea ha fatto quel poco che poteva, cioè quel tanto che poteva fare.
Ma attenti un attimo, l'importante, voi dovete capire che la grossa differenza tra la struttura europea e la struttura americana. L'America aveva già dal 2010, perché appunto in seguito alla pandemia del 2009, l'America si era dotata di due agenzie, l'agenzia, diciamo, statale che si chiama BARDA e l'agenzia militare che si chiama VARDA. E queste agenzie hanno dal 2010 lavorato assieme all'industria per costruire un rapporto consolidato di cooperazione. Pensate che l'America e gli Stati Uniti avevano dei siti produttivi già pronti, cioè che loro finanziavano dei siti produttivi e che sono stati immediatamente messi a disposizione delle industrie, di quelle industrie che avevano i vaccini, per cominciare a produrli prima ancora di avere l'autorizzazione. È stata l'esercito americano che ha organizzato i test clinici. Loro avevano delle reti, avevano già delle stazioni dove potevano fare i test sperimentali. Cioè avevano già tutto l'armamentario organizzativo, era già in corso, perché loro dal 2010 gli americani l'avevano preparato. Altra cosa, gli americani, come ha detto il professor Garattini, hanno finanziato, si dice, 14-15 miliardi di dollari all'industria. Quindi loro hanno finanziato pesantemente. Noi che abbiamo 450 milioni di abitanti abbiamo dato 2 miliardi e 7. Gli americani ne hanno dato 14 miliardi di dollari. Gli inglesi, anche loro, hanno dato ben più di quello che abbiamo dato noi. Quindi la ragione per cui gli americani e gli inglesi sono oggi messi meglio con il numero di vaccini che hanno avuto è soltanto perché avevano finanziato e avevano gli Stati Uniti la struttura organizzativa e la struttura, diciamo, cioè, sì, appunto organizzativa per lavorare insieme all'industria. Quando noi abbiamo cominciato a negoziare a giugno, a maggio abbiamo cominciato a negoziare, noi chiaramente con l'industria non avevamo nessuna cooperazione, non fa parte anche del nostro DNA, noi non cooperiamo con l'industria. Per noi l'industria, noi siamo clienti dell'industria, non è che noi ci mettiamo a lavorare con l'industria. Li abbiamo finanziati parzialmente, ma abbiamo cominciato a negoziare. E attenti, una delle ragioni per cui ci è andata anche male è che noi abbiamo, come tutti, puntato anche sul vaccino Sanofi GSK, perché voi sapete che oggi le industrie che hanno il mercato dei vaccini sono quattro. Sono Sanofi, GSK, Pfizer e Merck. Purtroppo il vaccino Sanofi GSK si è rivelato insufficiente, quindi la sperimentazione è andata male, perché l'Unione Europea ha fatto contratti con tutte le sei, con i sei vaccini che erano, diciamo, in pole position. Li abbiamo assicurati tutti. Chiaro che ci abbiamo messo un po' di tempo, perché noi non avevamo quella capacità, di quella già attitudine alla cooperazione che non fa parte del nostro approccio etico-morale o chiamiamolo come vogliamo, o anche politico, come ha detto la Patrizia, forse, ecco, il grosso errore è stato che dovevamo a giugno dire: ragazzi, qui la pandemia è un evento eccezionale, dobbiamo assolutamente cambiare. Ma era molto difficile decidere una cosa del genere, vi assicuro. Altra cosa, quando a giugno si è deciso di negoziare insieme, per fortuna che l'abbiamo fatto, perché voi pensate cosa avrebbe significato per l'Unione Europea 27 paesi che negoziano contratti diversi, soldi, cioè pagamenti, cioè pagamenti del contratto dei vaccini diversi, sarebbe stata una cosa ingestibile e sicuramente avrebbero vinto. Si sarebbero accaparrati il maggior numero di dosi paesi come la Germania o come la Francia, che potevano entrare più pesantemente nel mercato di quello che facevamo noi. Quindi è stata una benedizione per questa solidarietà europea almeno rimanere i 27 paesi insieme. Un'altra cosa che volevo dire, cioè molto importante, è che la Presidente, diciamo la Commissione europea, oggi ha fatto anche un altro atto di coraggio. Ha presentato una nuova proposta legislativa utilizzando la base del trattato, che è molto labile, perché la base del trattato dice che la salute è una materia di cooperazione. Invece la Commissione europea ha fatto l'11 novembre una proposta, si chiama la nuova Unione europea della salute, molto forte, dove finalmente prevede la costituzione di un'agenzia come quella americana
che dovrebbe, in tempi di pace, cioè in tempi quando non c'è la pandemia, monitorare, preparare la produzione, preparare appunto questa cooperazione con l'industria, investire molto di più. Quindi hanno propongono l'agenzia, propongono delle misure molto più contraignate, più obbligatorie per gli stati in materia di piani di emergenza, in materia di raccolta di dati epidemiologici, in materia di notifica. Quindi la proposta oggi è sul tavolo. Io veramente ci interessa vedere, Patrizia, te sarà una grande battaglia al Parlamento, vedere come gli stati oggi reagiscono, perché tutti si sono accorti che ci mancavano gli strumenti. Adesso la Commissione li propone, è una proposta di regolamento, vediamo come reagiscono gli stati, perché quando si tratta poi di cedere delle competenze in materia di salute, gli stati membri non vogliono mai. Quindi in conclusione, io ritengo che la Commissione, sulla base delle diciamo degli strumenti giuridici che aveva, ha fatto il possibile. L'unico errore forse è stato quello di non lanciare immediatamente una, diciamo, una cooperazione più forte con l'industria, ma come ho detto era molto difficile perché non appartiene proprio al nostro modo di lavorare. E comunque oggi abbiamo sul tavolo una proposta per una nuova agenzia e per nuove competenze molto più forti dell'Unione Europea, speriamo che gli Stati membri le accettino. E volevo dirvi due dati interessanti che ho fatto oggi in un'altra conferenza e ho imparato, perché tanto per capire che cos'è il problema della dimensione dei vaccini, voi pensate che in un anno normale il mondo produce 3 miliardi e mezzo di vaccini, 3 miliardi e mezzo più 1 miliardo e mezzo di vaccino influenzale. Quindi la produzione mondiale all'anno di vaccini è 5 miliardi. Noi oggi col Covid dobbiamo produrne altri 10 miliardi, perché come ha detto il professor Garattini non siamo sicuri che magari non ci sia bisogno di fare di rifarlo dopo un anno. Comunque due dosi dobbiamo produrne 10 miliardi. Voi pensate, quindi questo numero vi fa capire che cos'è la difficoltà oggi di avere un'industria che è in grado di produrre a sufficienza per coprire tutto il fabbisogno mondiale. E senz'altro il commissario Breton, che ha lavorato da due mesi con tutti i paesi per riaprire siti produttivi, riorientare siti produttivi, sta cercando di dare questa autonomia, diciamo, produttiva all'Unione Europea, che però arriverà tra un anno, non arriverà adesso. Ma comunque ricordiamoci che purtroppo sarà, se l'Unione Europea produrrà sempre su, molto probabilmente, conto terzi, quindi produce per conto delle società americane che hanno i brevetti, o al massimo produrrà su licenza. Ma comunque chi ha i brevetti, diciamo, di questi farmaci che stanno arrivando, di questi vaccini, comunque sono delle, in generale, tutte delle società cioè americane e anglosassone. Grazie per l'ascolto. Grazie Paola, direi anche qui una fotografia chiarissima, ed è anche evidente che poi il nocciolo del problema è proprio sia le competenze e il potere che l'Unione Europea non ha, e come queste non vengono cedute dagli Stati perché possano essere esercitate davvero a livello europeo. E questo sarà uno dei temi fondamentali della conferenza sul futuro dell'Europa che si apre, perché le sfide sono davanti agli occhi di tutti e i rischi che l'Unione Europea corre sono davanti agli occhi di tutti. E questo significa che noi dobbiamo uscire da questo circolo vizioso in cui ci troviamo, che rende così complessi passaggi positivi che pure si fanno, ma che non sono sufficienti e soprattutto sono così farraginosi. Io darei ora la parola per sciogliere un pochettino nel dibattito alle tre persone, appunto i nostri tre esponenti che vorrebbero porre qualche domanda, centrare magari su qualche punto. Incomincerei da Stefano Castagnoli, che appunto è vicepresidente nazionale dell'MFE ed è un primario di psichiatria. Prego Stefano. Sì, butto qualche sasso nello stagno. Allora, innanzitutto le considerazioni di tutti quelli che mi hanno preceduto ci confermano in due idee, secondo me. Prima idea è che il mondo è ormai da tempo una comunità di destino e che quindi tutto quello che dobbiamo fare è operare nella direzione di rendere possibile per tutti l'accesso ad una sicurezza sulla salute, sulla vita, sul benessere e così via.
Non a caso qualcuno ha citato l'interesse prioritario nostro, credo fosse il professor Garattini, l'interesse prioritario nostro a fare in modo che i vaccini siano disponibili anche per i paesi a basso reddito. È un interesse, non è semplicemente generosità verso altri paesi, perché il mondo è una comunità di destino. La seconda idea forte che viene fuori da questo quadro che ci è stato descritto è che forse anche il virus Covid-19 può essere un potente federatore in questo senso del percorso dell'Unione Europea. Dietro a queste due idee forti aggiungo qualche altro input, e cioè il fatto, e lo ha citato adesso Testori Goggi, ci ha detto in fondo si trattava di un evento eccezionale, la pandemia, e quindi forse c'erano delle cose da cambiare. A proposito delle cose da cambiare, le competenze sulla salute che, diciamo, in tempo di pace possono convivere serenamente in un sistema italiano che le dà alle regioni, per esempio, in altri sistemi che le hanno più nazionalizzate, in tempo di guerra, in questo caso di guerra al Covid, forse queste competenze vanno previste semplicemente come competenze esclusive dell'Unione Europea. Ci deve essere la possibilità di come dire, rendere cogenti tutta una serie di operazioni. Facciamo l'esempio dei lockdown della primavera scorsa. Gli stati hanno scelto loro come tenere a casa i cittadini, e i cittadini hanno obbedito ai loro stati, e l'unico potere coercitivo ce l'ha lo Stato in questo caso. Non ce l'avrebbe avuta l'Unione Europea. L'Unione Europea non poteva dire ai cittadini state a casa, lo poteva dire il singolo Stato. Per cui in questo caso forse c'è un deficit rispetto a quello che dovrebbe essere il meccanismo normale della sussidiarietà, vale a dire che il livello di governo si esercita a livello più basso possibile, ma nel caso di una pandemia forse questo livello deve diventare al limite quello della Federazione Mondiale, ma comunque almeno quello dell'Unione Europea nel caso delle popolazioni europee. Voglio ancora dire questa cosa, che in realtà laddove l'Europa aveva già fatto dei passi avanti, e abbiamo visto che questo non era sul tema della salute, le scelte le ha potute fare. Pensate alla questione economica, per esempio. Ha messo in campo una serie di strumenti che potenzialmente poteva mettere in campo, che da tempo poteva mettere in campo, che ha scelto finalmente di mettere in campo. Poteva farlo. Mentre invece sulla salute, come ci è stato spiegato, ancora non poteva farlo. Adesso ci sono delle opzioni in campo, come ci è stato appena detto, la proposta di un'agenzia europea ad hoc, eccetera. Cioè stiamo pensando ad una sovranità europea sul tema della salute. Ma questo funzionerà soltanto se ci sarà il governo europeo. Queste sono almeno le sensazioni che io posso esprimere. Ne aggiungo una, diciamo, da professionista della salute mentale, e cioè che naturalmente tutto questo, tutto quello che è successo e tutto quello che sta succedendo sta impattando in maniera fortissima sulla salute mentale di ciascuno, e che questo da un lato spinge potenzialmente alla fiducia verso risposte sovranazionali, ma nello stesso tempo mette in campo la diffidenza, perché se poi queste risposte non arrivano, allora la tendenza a chiudersi e a fare ciascuno per conto suo riprenderà forza, anche se non avrà capacità di risposta effettiva. Mi fermerei qua. Grazie Stefano. Io raccoglierei le domande e gli spunti anche degli altri nostri due discussant, chiamiamoli così, Massimo Malcovati, quindi ho visto che è arrivato, e Massimo Malcovati, che è membro della direzione nazionale MFE, è stato ricercatore dell'Università di Milano, anche presidente del corso di medicina e chirurgia dell'università. Prego Max, non ti vedo, ma hai la parola. Grazie. Grazie ai relatori che hanno messo in luce e ci hanno fatto un quadro veramente completo della situazione. Da qui emerge che l'Unione Europea, diciamo che ha cercato o
dopo un periodo iniziale breve di incertezza, ha reagito, e ha reagito con la forza che aveva a disposizione. In effetti, se uno va a leggersi i documenti della Commissione, a cominciare dal Green Deal e andando avanti, è pieno di visioni assolutamente condivisibili e forti sul ruolo che l'Europa dovrebbe avere. Quello che però manca all'Europa, tutto sommato, sono gli strumenti per realizzare queste cose. Un po' a tutti i livelli. Per esempio, è vero che la Commissione ha finanziato BioNTech, però mi pare con 100.000 euro, qualcosa del genere. Ma appunto, una cifra assolutamente irrisoria rispetto a quello che ci hanno messo, per esempio, gli Stati Uniti. Quindi, da questo punto di vista, quello che emerge da questa situazione è che in realtà l'Europa, o meglio, le istituzioni europee hanno una visione dei problemi e della necessità di determinate soluzioni, ma quando poi si tratta di metterle in opera si trovano disarmate. Lo stesso discorso vale per una politica industriale europea. Questa, tutto sommato, manca non solo nel campo dell'industria farmaceutica, dove l'Europa ha veramente perso gran parte della sua capacità, diciamo, di produzione materiale in seguito alle delocalizzazioni, eccetera, ma anche in tutta un'altra serie di campi dell'industria. È ovvio che che una politica industriale non si può fare se non c'è un governo che decide di farla. Così come, tutto sommato, anche in altri campi, come per esempio quello della ricerca, è vero che adesso c'è un equivalente del un Comitato Europeo per la Ricerca, che però, ecco, il punto rilevante è questo. Non è che dall'Europa parta una spinta, una direttiva per incovogliare la ricerca in un determinato campo, ma semplicemente si raccoglie dal basso una serie non coordinata di proposte. E questo vale per la ricerca, vale anche per tutti i progetti, per esempio, previsti per il New Generation, per i fondi della New Generation. I progetti sono gli stati che scelgono i progetti da proporre, e l'unica arma che ha l'Unione Europea o la Commissione è quella di controllare che grosso modo questi rientrino nel progetto che la Commissione ha in mente, ma senza la possibilità di diciamo, incidere profondamente su questi progetti. Ora, io credo che questa sia la lacuna principale del sistema Europa in questo momento. Grazie. Grazie, Max. Passerei ora la parola a Marco Barbetta dell'MF di Verona, che è direttore sanitario della Pioppera Ciccarelli. Ne approfitto per dire che poi ridarei la parola ai nostri relatori per un altro giro
Se i partecipanti vogliono fare delle domande, chiederei di scriverle in chat e poi le trasmettiamo direttamente in modo... Vediamo come tempi, come siamo, ma insomma, per riuscire poi magari a contenere nei tempi il nostro incontro. Prego Marco. Buonasera a tutti, ringrazio gli organizzatori e ringrazio anche di avere l'onore di poter parlare a fianco a con tanti relatori. Io sono un medico igienista, sono il direttore appunto di una fondazione che ha 9 case di riposo abbiamo vissuto in prima persona quello che può essere una pandemia di questo tipo qui. E la mia è più che altro una richiesta di aiuto, perché sono molto contento che l'Europa abbia lavorato per fornire i vaccini a tutti, e la mia criticità è appunto, facendo riferimento a quanto ha citato prima il collega Castagnoli, è che non abbiamo tanto tempo prima di vedere gli effetti psicologici di questa pandemia, e anche si vede, faccio riferimento all'epidemia la pandemia di spagnola che c'è stata 100 anni fa, è passata da sola nel giro di qualche anno. Volevo capire quali sono gli impedimenti che possono essere oggettivi, un freno reale alla produzione di massa di vaccini, indipendentemente dal tipo di produttore. L'importante è che sia ovviamente sicuro ed efficace per poter dare una risposta tempestiva, perché io parlo, ma un quarto d'ora prima della riunione ho dovuto mettere in quarantena un'intera casa di riposo, nonostante fossimo già tutti vaccinati. E quindi per me insomma, sarebbe lancio un grido di aiuto da parte della società civile. Io garantisco la salute di persone che hanno più di 80 anni. E nonostante gli sforzi che abbiamo fatto, non è stato facile, e attualmente non è ancora facile. Quindi mi chiedo cosa è che ci possa frenare veramente da avere una risposta sicuro, efficace, di questo non ho dubbi, ma un pochino più tempestiva. E quindi non dico sospendere i brevetti, ma farsi aiutare dall'industria per avere una produzione non per conto terzi sarebbe una cosa molto quasi urgente, vorrei definire così. Grazie. Grazie Marco anche per aver ripreso questo tema, che io ora lascio la parola di nuovo appunto ai nostri ospiti perché possano ritornare sui punti sia sollevati sia su quelli che loro stessi avevano un po' anticipato di voler approfondire. Professor Garattini, incomincio da lei e le passo la parola. Grazie per tutte le altre relazioni e gli interventi che certamente hanno contribuito a chiarire molti problemi. Io credo che una cosa che possiamo affermare è che purtroppo siamo in ritardo su tutto. E questo è un punto da cui non possiamo prescindere, perché essere in ritardo su tutto vuol dire che mentre in Israele, in Giappone, in Inghilterra e negli Stati Uniti diminuisce la mortalità e diminuisce la malattia e i contagi, da noi continuiamo a avere morti tutti i giorni. E questo, diciamo, è un punto su cui non possiamo non riflettere. Non abbiamo vaccini, anche se bisogna dire che non bisogna pensare che il vaccino sia la soluzione definitiva, perché avremo bisogno anche di avere farmaci.
avere farmaci a disposizione, farmaci che agiscono sulla malattia, perché continueremo a avere le malattie, soprattutto se avremo delle varianti insensibili ai vaccini, e quindi la necessità di avere farmaci è complementare alla utilità di avere vaccini. D'altra parte, che le cose non siano andate bene, se abbiamo firmato la prima commessa di vaccini a agosto e un'altra più importante, anche se non quantitativamente, a novembre, vuol dire che non c'è stata grande efficienza, poi che dipende dagli stati, che dipende dall'Europa, non è il compito mio stabilirlo, ma sicuramente anche la Presidente dell'Unione Europea ha chiesto scusa, quindi vuol dire che qualcosa non è andato sbagliato, non è andato nel modo giusto, ha chiesto lei scusa, lo ha chiesto perché una donna, se fosse stato un maschio, non l'avrebbe mai chiesto, ma comunque questo è il dato di fatto con cui abbiamo a che fare. L'Europa che cosa ha trascurato, se vogliamo guardare i problemi in prospettiva? Ha sbagliato a non mettere la salute nell'ambito delle attività comuni, come è stato ampiamente ricordato, e ha sbagliato anche nel campo della ricerca, perché c'era stato l'accordo di Lisbona per spendere il 3% del prodotto interno lordo per tutti gli stati, che poi non è stato realizzato da nessuno se non dalla Germania, probabilmente, ma tutti gli altri non sono certamente arrivati. L'entità della ricerca a livello europeo è trascurabile, perché il Fondo Europeo per la Ricerca, che è pure molto importante e molto utile, è un fondo che non rappresenta neanche il 3-4% della spesa dei singoli paesi per la ricerca. Quindi è trascurabile, come se lo guardiamo sul panorama generale. Se si vuole rafforzare la collaborazione fra l'Europa, nell'Europa, fra gli Stati europei, bisogna avere una quantità di denaro molto superiore a quella che oggi c'è, come avviene in altri paesi. Da noi è troppo poco, è più facile collaborare con gli americani che non all'interno dell'Europa, perché le risorse disponibili sono delle risorse trascurabili. Quindi questo, diciamo, è un altro problema. E poi c'è anche, secondo me, una trascuratezza dell'Europa, che sarà dipenderà dal fatto che non abbiamo le leggi, non abbiamo quello, però le leggi si possono fare. Pensate che molti paesi europei si sono opposti all'idea del segreto nel prezzo dei farmaci. Molti paesi europei mantengono ancora il segreto su quanto pagano per i farmaci, perché non vogliono farselo sapere agli altri paesi. Questa non è certamente una forma di collaborazione. E infine anche la legislazione europea non in campo farmaceutico non propone obiettivi importanti all'industria farmaceutica, perché la legislazione europea fondamentalmente dice che un farmaco viene approvato sulla base di tre caratteristiche: qualità, efficacia e sicurezza, che vanno benissimo, però non richiedono di sapere se sono meglio o peggio dei farmaci che già esistono per le stesse indicazioni. Dovrebbe essere invece, per aumentare l'impegno nella ricerca anche e nei risultati anche da parte dell'industria farmaceutica, la legislazione dovrebbe dire qualità, efficacia, sicurezza e valore terapeutico aggiunto, il che vuol dire che i nuovi farmaci devono essere meglio di quelli che sono già disponibili. Un gruppo tedesco indipendente ha reso noto che circa il 70% dei farmaci che circolano non avrebbero nessuna ragione per circolare, perché non sono meglio di quelli che già abbiamo a disposizione. Si potrebbe fare con il 30%, cioè facilitare l'attività dell'industria farmaceutica, renderla facile vuol dire non ottenere
risultati di avanguardia, risultati diciamo importanti poi sul piano mondiale. Comunque io sono molto preoccupato perché non c'è ancora una visione di come sarà la situazione. Io penso che dovremmo avere la peggior visione possibile se vogliamo essere efficienti nell'affrontare i problemi, e questo non lo vedo assolutamente come impostazione generale. C'è molto un aspetto, diciamo, da paesi parassiti che aspettano che qualcosa arriverà dall'estero, e poi a un certo punto avremo anche noi quello che ci serve. Ma questo vuol dire che avremo morti, e vuol dire anche che, non essendo in grado di partire rapidamente con le attività regolari, avremo grandi problemi economici rispetto agli altri paesi che invece hanno provveduto per tempo e saranno in grado di operare molto più rapidamente di noi, con tutte le conseguenze. Grazie. Grazie, professor Garattini. Direi che nelle sue ultime parole c'era un punto fondamentale quando ha definito la mentalità da paesi parassiti che tendono ad avere purtroppo i nostri piccoli paesi. Ricorda i free rider con cui Obama ha etichettato sul piano della difesa, insomma, i paesi europei. La sua è stata una panoramica, direi, molto chiara su quello che gli stati pretendono di mantenere come competenza esclusiva e non danno all'Europa, su cui poi ricadono le colpe dell'inefficienza. Certo. Questo è un meccanismo veramente vizioso che influisce moltissimo sull'opinione pubblica e che si spezza solo andando al di là dell'idea di una cooperazione più efficiente fra stati, ma facendo quel salto politico istituzionale a partire dal bilancio, perché tutte le cose dette dimostrano come servirebbe un impiego di risorse molto più ingente gestito con un'altra mentalità. Patrizia, do a te la parola, onorevole Toia, ma ti chiedo anche se vuoi commentare una delle domande che è arrivata già in chat e che richiama uno dei punti che avevi sollevato, e cioè sul fatto, la pretesa da parte della Commissione di tenere diciamo segrete alcuni degli elementi del contratto. Dice questo nostro partecipante all'incontro: una perplessità in merito ai contratti quadri di acquisto e alla mancata conoscenza delle obbligazioni contrattuali assunti. Gli elementi essenziali di un contratto sono quantità, prezzo, tempi di consegna. Non vedo quali clausole di riservatezza si possano invocare in questo caso. Ecco, Patrizia, non so se posso aiutarti anche questo. Sì. Grazie. No, prima dico qualcosa sulla situazione attuale, perché sarei, diciamo, una che sfugge al tema dove più coinvolta come europea, sia pure non solo la Commissione, solo il Parlamento, ma ho apprezzato quello che ha fatto la Commissione, anche se l'ho visto i limiti, quindi mi colloco un po' tra le due diverse interpretazioni. Ma poi però mi piacerebbe dire anche qualcosa sul futuro, perché alcune carenze che sono emerse adesso drammaticamente ci richiamano delle responsabilità sulla sanità, eccetera, per il futuro. No, nell'immediato hai ragione. Guarda, io penso di essere abbastanza comprensiva e realista sulla fase contrattuale, perché effettivamente si è trattato in un momento forse tardi, posso convenire, ma in un momento in cui non c'era il prodotto, insomma, tu andavi ad acquistare e non c'era il prodotto. Senza l'Europa, l'hai stato detto e lo ribadisco da Paola, e sarebbe stato un disastro, un vero disastro. Non ci sarebbe stata una dose in più rispetto a quelle che ci sono, e ci sarebbe stata la guerra. Non avremmo avuto meno come Italia, sicuramente, perché non abbiamo la capacità contrattuale dei paesi come la Germania, e nello stesso tempo l'avremmo pagato tutto molto di più. Insomma, inimmaginabile quella situazione. Per cui io mi auguro che adesso non succeda che ogni paese, accanto al pezzo fatto con l'Europa, si metta a fare per conto suo, non me lo auguro. E mi auguro che invece dal vertice venga fuori semmai un'azione comune. Dobbiamo capire sto benedetto Sputnik, scusate se mi permetto di parlare in modo un po' amichevole, ma mi sento in famiglia e non considero questo, diciamo, un convegno formale, per cui il mio linguaggio magari è un po' troppo
semplice, ma vogliamo capire di questo Sputnik se può essere utile o non utile, capire se questi ci danno tutte le informazioni, permettono le verifiche lì o meno. Però se questo deve essere, io penso di accettarlo o di respingerlo, di autorizzarlo o di respingerlo, deve essere l'EMA, ma tutta l'Europa ad adeguarsi. Ecco, non vorrei veramente un'azione di qualche paese, lasciamo fare a San Marino questa azione, perché mi sembra, non perché voglio sempre l'Europa unita, ma mi sembra che lì sta la nostra sforza e lì deve stare la nostra sicurezza da cittadini europei, se un vaccino è giusto o non è giusto, cioè se è efficace o non è efficace. Per questo dico, insomma, quello che ha fatto l'Europa è stato importante, però adesso noi siamo in una situazione in cui, insomma, i vaccini mancano, sembra, della quantità necessaria, e se arrivano con un pochettino di ritardo rispetto ai tempi programmati, anche se la Presidente ha ribadito che entro l'estate ha detto 70% degli europei sarà vaccinato. Quindi 70% inteso credo come un indice raggiunto molto significativo, con un vantaggio per tutti. Non so se l'immunità o non è l'immunità di gregge o no, ma insomma l'obiettivo viene ribadito, però bisogna correre moltissimo. E secondo me bisogna correre in vari elementi, quello che tocca all'Europa, ma anche quello che tocca poi quando le dosi arrivano, perché guardate che anche qui c'è uno scarto tra le dosi consegnate, sia pure inferiori nel primo trimestre a quelle programmate, ma tra quelle e la capacità di smaltirle. Vuol dire che se arrivavano tutte eravamo ancora più nei guai. Ecco, anche qui io mi augurerei un accentramento, che è un coordinamento duro e forte a livello nazionale. Quando sento dire che l'America si è organizzata anche con l'esercito, in termini di, lì l'esercito ha sempre avuto una grande capacità di ricerca che poi è travasato anche sul piano civile, potremmo fare gli esempi da internet e d'altro, ma insomma, ma anche come capacità organizzativa, io vedrei anche volentieri, come in parte si fa, ma sempre dovendo chiedere permesso alle regioni, insomma, di mettere in campo tutta la capacità logistica, organizzativa, anche medica che c'è all'interno dell'esercito. Non per militarizzare le cose, sia chiaro, ma per dare una risposta, perché veramente la situazione è tragica. Ciascuno di noi lo sente dalle persone intorno a sé, a volte anche da se stessa. Tragica neoplenamente, tragica, riprendo quello che ha detto lo psichiatra, anche perché i danni sulla salute mentale e sulla vita psicologica, anche soltanto sociale e psicologica di tutti noi, sono veramente molto gravi e non li stiamo valutando abbastanza. Basta pensare al dato degli adolescenti e dei ragazzi a casa, ce ne accorgeremo tra un po' che cosa vuol dire questo periodo. Quindi c'è da correre molto di più. Come fare? Ecco, come fare? Io mi aspetto che appunto si rafforzi moltissimo l'azione che si sta facendo a livello di coordinamento con gli imprenditori. Era giusto, io l'avrei fatto subito, fossi stato un commissario, chiamare attorno al tavolo gli imprenditori, non per mescolare le carte tra ciò che tocca al pubblico e ciò che tocca al privato, ma perché in una situazione così si deve cooperare. E io faccio appello anche agli imprenditori che cooperino, andando anche un po' al di là delle regole tradizionali. Amici miei, in questo periodo abbiamo travalicato tutti i tabù che c'erano. Pensate al patto di stabilità, pensate agli aiuti di Stato, pensate a quante regole abbiamo sospeso temporaneamente e stiamo rivedendo nelle riforme che dovremo fare. Vuol dire che è un periodo di grande travolgimento di tutte anche le certezze. Questo non vuol dire che si deve, rovinare tutto quello che è stato impostato fino ad ora. Io non sono per abbattere la proprietà intellettuale, anche se molti non lo credono perché vedono certe mie proposte, ma penso che in questo momento, se anche ci fosse necessità, dimostrando che è efficace, di superare alcune regole giuridiche che fino ad ora sono invalse e che magari avrebbero bisogno anche di una riforma più generale, perché tutto il tema dei TRIPS e della proprietà intellettuale, lasciamo stare la pandemia, forse andrebbe un po' riflettuto, bisognerebbe rifletterci un po'. Però io voglio dire che forse se serve, ma se serve non è punitivo per nessuno, è semplicemente una misura. Allora, prima strategia, stressare, fare moral suasion, ma moral molto pesante come moral suasion, con le imprese, perché vadano al di là di quello che stanno facendo. Io lo so che molte imprese stanno facendo ricerca di siti, anche nel loro interesse aumentare e raddoppiare la produzione, però è anche interesse nostro, non può essere un'operazione che non riguarda anche noi, di capire se stiamo facendo tutto il massimo, per far incontrare, diciamo, disponibilità e così via, e per vedere quali cose possono fare. Se
siamo incapaci di mettere in campo anche una capacità completa, diciamo, in Europa o forse in Italia, che magari non è colta con gli accordi come avvengono. Sanofi non è riuscita a fare il suo vaccino, ha fatto un accordo con, anzi Pfizer l'ha fatta con Sanofi e gli ha dato da produrre nei suoi stabilimenti i suoi vaccini, e tant'è che ha aumentato la sua produzione prevista. Se questo non avviene volontariamente, e se c'è bisogno anche di dire, bene, tu puoi dare la tua licenza a queste realtà produttive, perché a noi il pubblico interessa, c'è un problema di interesse generale, ma se c'è una resistenza si può anche dire, si decide in sede internazionale, soprattutto per le esigenze del mondo, diciamo, più ampio, di tutto il mondo, che magari c'è una sospensione temporanea della proprietà intellettuale. Non risolve il problema da sola la cosa giuridica, perché devi avere la capacità produttiva, ne sono ben consapevole, ma le due operazioni possono andare di pari passo. Oppure, altra proposta che è sul tavolo, ieri anche un signore che pure mi aveva attaccato all'inizio, poi ha detto è una proposta sul tavolo. Io dico sul tavolo per ora, quella della licenza obbligatoria. La licenza obbligatoria, che compete alla responsabilità di uno Stato, la Germania ce l'ha una sua legge in questo caso, è una il regolamento europeo non surroga, diciamo, qui la competenza dello Stato. È una cosa per cui non si toglie la proprietà intellettuale, che rimane in capo al detentore del brevetto, ma si toglie a lui l'esclusiva della produzione. Si dice, tu hai il brevetto, rimane tuo, però io ti obbligo a darlo all'azienda X o Y, che è capace naturalmente, o che tu devi addirittura assistere, e quella lo fa pagandoti delle royalties, quindi non ti toglie la proprietà e ti dà anche una remunerazione. Lo capisco che fanno venire meno un castello consolidato, e per me è utile della proprietà intellettuale, io non dico, perché il brevetto dovrebbe spingerti, e in realtà lo farà, penso in molti casi, a fare ricerca, perché poi hai vantaggi nel brevetto, diciamo, se arrivi prima. Quindi c'è anche un interesse generale a lasciare questo meccanismo. Ma in momenti come questi, qui io non lo so se solo io percepisco la tragicità della situazione, ma io la percepisco forte, perché c'è la vita delle persone, c'è la vita delle imprese, c'è il benessere della salute mentale, di tutto quanto. Io fossi la responsabile di un paese, mi premurerei di avere pronti questi strumenti. Poi magari non li uso, perché si dimostra che le imprese sono state capaci, anche con l'aiuto del tavolo pubblico che cerca di mettere a disposizione facilitazioni, immagino risorse se necessario, oppure interventi legislativi che facilitano, perché magari ci sono delle cose. Ecco. Quindi questa è l'azione da fare subito, secondo me, non risolve il problema, ma forse dà delle chance in più. E poi spingere molto. In prospettiva, ha ragione anche Paola Tessori, ma penso che il professor Garattini lo immagini, che ci debba essere una collaborazione più stretta. Noi non abbiamo programmato le nostre esigenze, dico noi per dire, diciamo, storicamente, perché l'esperienza del 2009 che ci citava doveva metterci in condizione di pensare. Adesso si dice che potranno esserci altre pandemie. Ho una necessità, qualcuno dice, io cerco di sentire un po' tutti, magari non capirò bene, coglierò solo degli sprazzi, però insomma qualcuno dice potrebbe essere questo tipo di virus un po' come l'influenza, per cui ogni anno si ripete, cambia il tipo di virus, il primo che lo coglie nel mondo, coglie, diciamo, quel tipo di virus, si prepara l'antivirale, l'antinfluenzale necessaria, adattata a quello. Può darsi che ci sia da fare, quindi una ripetizione, adattamenti, eccetera. Oppure qualcuno dice, ieri in un dibattito sentivo dire, il prossimo problema sarà il problema degli antibiotici, perché ci sono in giro nel mondo dei batteri, ne ha visti in Perù o non so dove, che resistono a ogni antibiotico conosciuto. Ecco, vogliamo concentrare la ricerca e magari anche aiutare la produzione in un quadro di regole anche nuove, che non tolgano l'incentivo del profitto, che non vadano a farci sembrare degli scatenati rivoluzionari, non lo siamo, ma che nello stesso tempo consentano di salvare la salute pubblica, di dire prepariamoci a interesse di tutti. Sono visionari a pensare questo. Io penso che in futuro dovremo lavorare molto con la ricerca, con tutta la parte di transfer tecnologico, perché non basta la ricerca, ma poi c'è tutta la politica industriale, la politica di commercio internazionale, perché qualche regola, o c'è la reciprocità o c'è la chiusura, insomma, qualche regola dovremmo averla più realistica, diceva il primo degli interventi, e nello stesso tempo, diciamo, anche capire nuove formule. La direttrice dell'Organizzazione del Commercio ha parlato di una terza via di fronte a queste proposte. Non ho ben capito quale sarebbe, ma se c'è una terza via, diciamo, che non sia un esproprio, ma che non sia neanche non toccare nulla di ciò che c'è, se serve toccare, non lo so, qualcuno ci studierà, qualcuno magari ci sta studiando. Ecco, semplicemente io allargherei la gamma delle possibilità, diciamo, degli strumenti anche giuridici. Ma il tema rimane tutto nella ricerca, come è stato detto anche da professor Gattini, una ricerca che si pone anche degli obiettivi, che coglie quelle che sono le sfide, no?
future e lavora forse intensificando. Con l'ultimo Horizon abbiamo cercato di aumentare le risorse, sia della ricerca di base che di quella finalizzata. La mia opinione è, vi devo dire, che oltre al fatto che le risorse non sono sufficienti, perché se paragoniamo quello che fanno in altre parti del mondo, non c'è abbastanza coordinamento. Forse le stesse risorse, se ci coordinassimo di più tra sforzi di ricerca nazionali, sforzi di ricerca europei, ciò che fa l'Istituto Europeo di Tecnologia, ciò che fa il Consiglio Europeo della Ricerca, ciò che fa il Consiglio dell'Innovazione, forse se avessi un po' di umiltà tutti gli stakeholders anche della ricerca, di mettere insieme gli obiettivi e gli strumenti, forse... dalle stesse risorse avremo più vantaggio. Certo, qualcosa in più dobbiamo fare. Io spero, ecco, chiudo, che questa lezione, se si impara qualcosa appunto mentre si fa quello che si deve fare nell'immediato, perché è stato detto la gente continua a morire, e se si fa una lezione c'è da imparare, è che la salute è importantissima e quindi dovremo investire, capire di più, portare le competenze a livello giusto. Penso che la salute non sarà più il problema di quelli che si occupavano, medici o qualche assessore appassionato, è un problema talmente grave che è diventato di tutti. E secondo, le risorse, e poi questo sistema di esso, di cooperare un po' tutti insieme, anche superando, diciamo, abitudini del passato. Qui non c'è più un compratore, e un consumatore, un produttore. Forse nei momenti così tragici dobbiamo metterci attorno a un tavolo e ciascuno per il suo compito lasciare qualcosa a tutti, no? La responsabilità sociale dell'impresa, un intervento anche pubblico a sostegno del privato, cioè ciascuno deve fare qualcosa di nuovo. Non so se ipotizzo cose strane, ma io vedo questo, insomma, c'è esigenza anche di questo. Grazie Patrizia, grazie anche per essere entrata nei problemi e aver detto, comunque fatto proposte e indicato un quadro importante di intervento anche per la politica. Tra l'altro in questo modo hai risposto anche a una delle domande che erano state postate in chat da Francesco Franco, che chiedeva di approfondire questi temi. Io lascerei ora la parola a Paola, Paola Testori Cogi, per il suo ulteriore intervento. A te Paola, grazie. Grazie. Vorrei sottolineare che il problema adesso non è più la disponibilità di vaccini, non sarà più questo, saremo inondati di vaccini. Già oggi in Italia noi abbiamo 9 milioni e mezzo di dosi e ne abbiamo fatte soltanto 7 milioni e 8, potete vedere, sono dati pubblicati. Quindi oggi noi abbiamo 1 milione e 700 mila dosi che non sono state utilizzate. Quindi non è più il problema, la produzione basta. Ora, è vero, le società hanno fatto un po' di ritardi, non hanno immaginato la difficoltà, ma ormai si sono organizzate. Si sono organizzate, e come diceva Patrizia, proprio perché hanno deciso di cooperare. Voi pensate, un esempio, la Johnson & Johnson ha fatto un accordo con la Merck, che è la sua competitor viscerale, cioè ormai, come hai citato tu, la Pfizer l'ha fatto con la Sanofi, con la Novartis, quindi hanno ceduto la licenza, hanno ceduto il know-how, quindi ormai le industrie si sono organizzate, quindi noi saremo inondati di vaccini. Questo bisogna veramente capirlo. Non parliamo più di problema. A partire da adesso il problema sarà il deployment, cioè gli stati devono riuscire a vaccinare. Ecco. Una seconda cosa, la licenza obbligatoria è un discorso complesso. Pensate, io per esempio sono stata favorevole e l'ho propugnata quando c'è stato il vaccino per l'epatite B, che era questo vaccino che era in mano soltanto a una società americana che lo faceva pagare carissimo. Ma in questo caso la licenza obbligatoria non era la soluzione, perché la difficoltà era produrli. Se anche noi avessimo avuto la licenza obbligatoria, l'avessimo avuta pubblicata, tutti potevano adire alla licenza, non ci saremmo riusciti, perché oggi per fare uno stabilimento bisogna fare un bioreattore, bisogna produrre, diciamo, il brodo iniziale, bisogna prepararlo, bisogna fare l'infialamento, bisogna avere l'autorizzazione, ci si mette un anno. E quello che hanno fatto le industrie per questi accordi sono andati appunto dai loro competitor che avevano magari tentato un vaccino. La Sanofi cosa sta facendo? Sta utilizzando i suoi impianti che doveva utilizzare per il vaccino che sperava che funzionasse e li ha messi a disposizione della Pfizer, ma perché ce li aveva questi impianti e tentava di fare il suo vaccino. Quindi la Sanofi e la GSK hanno detto: benissimo, noi non ce la facciamo fare il nostro, ci mettiamo a fare quello della Pfizer. Quindi questo, ecco perché io dico, in questo caso non era la licenza obbligatoria la soluzione. L'altra cosa, i contratti, il fatto che siano secretati o meno.
attenti una cosa, di questi contratti a me una sola cosa disturba, è che il fatto che tutta la responsabilità degli effetti collaterali o effetti negativi ricade sugli stati, cioè sullo stato compratore. Questo è veramente è un primus, non è mai successo che l'industria mette sul mercato un prodotto che viene comperato e l'industria viene, gli viene tolta la responsabilità degli effetti negativi. Però qui purtroppo l'Europa non aveva scelta perché gli americani hanno fatto così. Cioè il primo contratto degli americani era proprio quello di dire tutta la responsabilità è nostra, è dello Stato. Quindi di fronte a agli Stati Uniti che l'hanno fatto, l'Europa non poteva fare diversamente. Se l'Europa avesse preteso la responsabilità, i contratti non li avrebbe conclusi. Sulla rapidità dei contratti, perché lo so, li ho seguiti, non è che ci abbiamo messo così tanto, eh? AstraZeneca il 14 agosto, Johnson & Johnson, no, prima abbiamo fatto inizi settembre Sanofi GSK, questo famoso vaccino che è fallito, se non fosse fallito la storia era diversa. Terzo, Johnson & Johnson il 5 ottobre, quindi non è, inizi novembre BioNTech e poi abbiamo fatto CureVac e Novavax, quindi ogni mese abbiamo negoziato un contratto, non è che ci abbiamo messo poi così tanto, il problema è che purtroppo le industrie stesse hanno fatto fatica e soprattutto AstraZeneca a fare la delivery. Quindi concludendo, rendiamoci conto che il problema non è più il numero di vaccini, ma è la capacità degli stati di vaccinare. E come vi ho detto prima, e sarà importante adesso, se è vero che questo virus diventerà un virus permanente, endemico, come il virus influenzale, noi ogni anno dovremo produrre tra i 5 e i 10 miliardi di dosi, perché con un virus che mantiene un indice di contagio, un RT così alto, la variante inglese vi ricordo è 4.5, il virus iniziale aveva un indice di contagio che era 2.5, la variante inglese è 4.5, se questa virulenza rimane dovremo ogni anno rivaccinarci tutti. Benissimo, grazie. Grazie a te Paola, anche per queste precisazioni. Io chiuderei adesso dando la parola per una breve conclusione al nostro presidente Giorgio Anselmi, non senza aver veramente ringraziato tantissimo i nostri ospiti che hanno veramente portato competenza e veramente analisi che ci hanno sicuramente aiutato molto. Ci sono anche molti commenti nella chat positivi, insomma, che chiedono di ringraziarvi in questo senso. Quindi siamo andati un pochino oltre i tempi, ma con moltissime persone che ci hanno seguito a dimostrazione dell'interesse. Giorgio, lascerei a te la parola per chiudere la nostra riunione e grazie ancora a tutti. Grazie, mi unisco anch'io ai ringraziamenti naturalmente a tutti i relatori, sia esterni soprattutto che interni, diciamo, ma ci siamo sentiti tutti federalisti credo questa sera da questo punto di vista. Ma io vorrei leggervi prima 15-20 righe di un'intervista che è stata fatta recentemente a Jean-Paul Fitoussi, il quale con la consueta brutalità, oserei dire però con un po' di brutalità fa bene che noi federalisti per guardare in faccia le cose, risponde a queste domande. Fitoussi, perché Biden fa la cosa giusta trattenendo milioni di dosi di AstraZeneca che li usano o utilizzano e che servirebbero altrove? Risposta, perché ogni governante deve pensare al proprio paese, al suo benessere e garantirgli un'uscita da questo tunnel infinito. Farlo prima degli altri, meglio degli altri. Sei un governante degno di questo nome. Domanda. E la condivisione, la liberalizzazione dei brevetti, la solidarietà internazionale? Sa quanto hanno speso gli USA per la ricerca sui vaccini? Risponde. AstraZeneca ha ricevuto 1,2 miliardi di dollari, Johnson & Johnson 1 miliardo di dollari, Moderna 1,5 miliardi di dollari, Novavax 1,6 miliardi, Sanofi 2,1. Il governo americano ha finanziato con più di 12 miliardi di dollari la ricerca sui vaccini e le terapie anti-Covid. Metta adesso la velocità, la capacità di reazione e il peso di questo investimento di fronte all'assoluta assenza dell'Europa e comprende perché noi stiamo al palo e loro no. Ovviamente sono espressioni molto forti, molto dure, per carità, che non mi sento nemmeno anch'io. Credo che l'Europa l'ha detto molto bene, prima la dottoressa Testori-Gozzi, ha fatto tanto nell'ambito delle sue competenze, ma era quel poco che poteva fare. Sembrano due espressioni in contraddizione, ma effettivamente questa è la situazione. Qualche altra osservazione è venuta fuori, per esempio il professor Garattini ha detto prima, no? Nel momento in cui c'è un intervento pubblico importante nel finanziamento della ricerca di vaccini o in generale delle cure mediche, poi
lo Stato anche quello che gli Stati Uniti hanno fatto. Gli Stati Uniti hanno costretto Pfizer a cedere il brevetto alla Merck con la giustificazione che appunto il vaccino era stato trovato grazie a un grosso finanziamento appunto pubblico, no? L'altro aspetto, si è detto prima del ruolo dell'esercito americano, l'ha detto di nuovo la dottoressa Testorigoggi, l'Unione Europea non ha apparati che sono tipici dello Stato federale. Noi abbiamo visto che alla fine il nuovo governo Draghi, no, ha affidato un generale all'esercito, esperto di logistica, no? Non c'è visto un esercito europeo, un esercito federale, non ci sono poste federali, ferrovie federali, guardia costiera, guardia di frontiera, e potremmo continuare. Qual è il rischio che abbiamo? Il rischio è che dopo l'aumento della fiducia che si è verificato in tutta Europa, compresa l'Italia, per gli importanti provvedimenti che sono stati presi, Next Generation per intenderci, nel corso del 2020, c'è ora il rischio che vengano imputati all'Unione Europea delle responsabilità dei nostri ritardi, non solo rispetto ai grandi paesi, alle altre grandi aree, eccetera, ma rispetto anche al Regno Unito. Fate pensare, no? Oggi sui giornali inglesi si dice quanto siamo bravi noi rispetto all'Europa, come sono messi male. Johnson l'ha detto ieri in un'intervista, no? A Israele, che appunto è un piccolo paese, per non andare lontano. E quindi dobbiamo tener conto sempre più di un contesto geopolitico che è ampio, e che i vaccini diventassero anche una competizione geopolitica del tutto evidente. Vedete il gioco che sta facendo la Russia col suo vaccino in qualche paese europeo, talvolta tanto persino che con l'Italia, no? E quindi l'autonomia e la sovranità sanitaria in questo come in altri campi è fondamentale. Stiamo assistendo a una regionalizzazione delle catene del valore. Dobbiamo pensare, insomma, la Francia ha posto in modo molto forte questo tema, non più campioni nazionali ma campioni europei che valgono anche nel campo appunto sanitario. Il professore Garattini, concludo quello che diceva lui, siamo in ritardo su tutto. Noi federalisti dobbiamo dire purtroppo non solamente in campo sanitario, siamo in ritardo su tutto. L'Europa è in ritardo su molti, avremo un dibattito prossimamente sul tema della digitalizzazione e sul ritardo che abbiamo appunto in questo campo. E io credo, come ha detto prima bene Luisa Trombellini, che la conferenza sul futuro dell'Europa è l'occasione veramente per porre sul tavolo questi ritardi e per cercare appunto di superarli. Grazie di nuovo a tutti per la partecipazione, che è stata veramente straordinaria. Vedo ancora quasi un centinaio di persone collegate, quindi grazie anche a coloro che hanno partecipato. E buona serata a tutti.